Ragazzi, bentornati su qui sul server Trash. È mezzanotte e mezza e ho trovato il problema. Praticamente questo è il poster horror, però come vedete quando ci sono su non mi dà niente. È leggermente più giù il trigger che mi ha fatto sbloccare questo. Niente di particolare ad ogni modo. Però insomma mi ha disturbato questa cosa perché ho perso tempo e quindi mi ha un attimino destabilizzato. Detto questo però non c'è un gran problema. Io vi invito a vedere gli altri gameplay assolutamente, perché altrimenti non capirete proprio un cavolo. E non vorrei mai, perché è un gioco davvero carino. Ho sbagliato io. Oh fuck. Ho fatto un delirio. Ok, no, era quasi giusto. Non si può bloccare questa cosa. Va bene, si va per un altro ricordo. Io spero che vi stia piacendo almeno quanto sta piacendo a me. Ok, qui siamo già dei piloti. Proprio un cliffhanger. Vabbè, lo sapevamo dall'inizio che fosse un pilota, no? Entrata di Oakland, Cactus 135, altitudine di crociera 390. Cactus 135, centrale di Oakland, impostare altimetro a 3.007, ci vediamo. Altimetro 3.007, Cactus 135, chiudo. Visto novellino, devi stare alle regole e usare la parola adatta alla radio. Ogni singola volta. Anche se non sei alla radio, anche se sei a casa con tua moglie. Ma la capo istruttrice ha detto: ti sembro la capo istruttrice? Anche lei ha il volto incorniciato da questi baffi pluripremiati. Non credi che ci andi a piano con te solo perché è il tuo primo volo con la compagnia? Quanto al mio primo ufficiale, ci sono solo due cose che voglio sentire da te. Sono sì, capitano, e carrello di atterraggio abbassato. È divertente, signore? Ti sembra divertente? Certo che no, signore. Cosa ho appena detto sulle due cose che voglio sentire dire? Sì, capitano. Quindi ti sembra divertente? Carrello di atterraggio abbassato. Figlio di trota. Mandano sempre quelli carini e senza cervello. Non ci credo. Beh, sai anche tu che a volte i ricordi sono un po' enfatizzati, spero. Nota, capitano Hurst. Ok, quindi siamo qui. Dobbiamo svuotare tutti quanti. Come è andato il primo giorno? Il capitano Est è sempre così, non ho fatto quasi niente a parte starmene seduto lì. Sì, col tempo probabilmente ti ci abituerai. Ma non parliamo di lui piuttosto. Hai qualche programma per la serata? Io e le altre ostie stavamo pensando di portarti a bere qualcosa per festeggiare. Oh, ringraziale da parte mia. È meglio che vado dritto a casa. Mia moglie è a metà del primo trimestre. Sono stato lontano per abbastanza tempo. Wow, doppio cancro d'azione, avete già scelto un nome? Questi se la volevano portare a Briagà. Stavo pensando ad Asher. Ah, qui è il ricordo legato al cappello. Tiene ancora il suo diario in questo volo? Qui c'è una sorta di lista prevolo incollata. Ok. E questo è durato veramente poco. Addirittura. Beh, questa è piuttosto easy. Ma a che serve quella freccia? Insomma, è un tipo che piace.
ci stiamo avvicinando all'evento scatenante molto probabilmente. Fei, forza, chiediglielo. Ah, è venuta con noi. Mi scusi. Lei è forse un pilota di linea? È un piccolo aeroporto municipale, ragazzo. Non troverai nessun aereo di linea qui. Io piloto aerei a noleggio. Vuoi affittare un aereo? Sto cercando di imparare a volare. Puoi insegnarmi? Iniziare presto, eh? Meglio se fai due chiacchiere con quelli della scuola di volo. Svolta più avanti e segui il corridoio, penseranno a te, all'accettazione. Visto, ti avevo detto che valeva la pena provarci. Quindi stiamo chiedendo informazioni, giustamente. Scommetto che ne sa qualcosa. Ehi, non credo di averti visto nei dintorni prima d'ora. Già, sto cercando di scoprire come diventare pilota. Ah sì, è facile. Trovati un istruttore e fai pratica. Anch'io sto lavorando sul mio brevetto di volanti. Sono a metà strada. Addestrarsi non è molto costoso, sì. Ma è per questo che lavoro qui part-time. La paga non è molto alta, ma gli sconti sui voli di addestramento aiutano. Un dipinto di un aereo a motore singolo in volo. Questo era il dipinto appeso nella soffitta di Colin nei giorni nostri. Un dipinto in aereo a motore a singolo volo. E quindi. Possibile che qui si prenda soltanto una roba e basta. Per quanto mi riguarda, è veramente difficile mollare sto gioco. Perché non imparo mai? Perché hanno disegnato un aereo gatto? Che diavolo è quello? Lo sto lasciando qualcosa per la lezione. Forse la testa avrebbe dovuto essere un po' più piccola per l'aerodinamica. Non so, meglio sarebbe dovuto essere testa. E che importa? Una propulsione in più direttamente dal sedere. Un sacco di propulsione in più. Beh, forse qualcuno potrebbe trovarlo divertente. Beh, dai, è simpatico. E quindi? Adesso ho paura che ci sia qualcosa di errato di tanto in tanto. Spero di no. Ci sono aerei qui fuori, scommetto che è da qui che partono. Faremo corsi di volo e hai tutti i requisiti, ma è caro. Non c'è nessun altro modo? Beh, non dovrei essere io a dirtelo, ma perché non provi a parlare con il proprietario? Al momento è in pausa, posso avvisarlo del tuo arrivo. Il proprietario di un intero aeroporto? Certo, è a conduzione familiare, il suo ufficio è dall'altra parte del corridoio. Hai sentito? È una conduzione familiare. Cosa vuol dire? Vuol dire che è di proprietà di una famiglia, ovvio. È probabilmente della mafia. Mafia? Ma che mafia? E sono proprio qui dietro, eh. Sai com'è? Nel padrino, andiamo a conoscere. Cosa? Stupidi ragazzini. Quindi lui va a parlare col proprietario. Magari gli offre un lavoro per pagarsi la scuola di volo. Ditemi che è uno scherzo. Quindi tu sei il bambino di cui mi hanno parlato. È il padrino. Guardi, signore, non voglio problemi. Certo che no, picciotto. Si vocifera che tu voglia diventare un pilota. Sì, signore. La musica del padrino. Ma non hai esperienza. No,
No, signore. Nessuna formazione. No. E non hai i soldi. Non ne ho, signore. E vieni qui il giorno dell'esame di volo di mia figlia per richiedere la mia ospitalità, per fare uso dei miei servizi senza un'offerta. Vuoi disonorare me e l'aeroporto della mia famiglia? Psst, digli che hai delle braccia forti che puoi aiutare nell'aeroporto. Ho delle braccia abbastanza forti. Oh, vuol dire che sei disposta a lavorare? Sì, lo sei. Sì, lo sono. Proposta interessante. Faccio cagare col siciliano. È vero, si sono liberati alcuni posti di recente. Forse ci potrebbe servire una mano. Molto bene, la tua è un'offerta che non posso rifiutare. Non ho mai visto il padrino del tutto. Un altro amaretto sour, Riccardo, senza amaretto. Ragazzo, tu lavori per me adesso. E con il ricavato ti pagherai le lezioni, un volo alla volta. Beh, ci ringrazio e fai un passo indietro. Grazie per la sua gentilezza, signore. Visto? Ce l'hai fatta. Aspetta un secondo, ho soltanto fatto una domanda di lavoro. Shh, sei praticamente il vice capo. Quindi, supponendo che il ricordo sia stato drammatizzato. Non è tipo razzismo verso gli italiani, non so. Gli italiani sono solo una cosa lì. Ma sì, sembra che tenda a rielaborare in maniera creativa i suoi ricordi. Ehi, forse è solo il risultato finale della visione di quel film a 8 anni. Detto ciò, vediamo se il donna ha qualcosa per noi. L'amaretto è il ricordo. Però mo devo fare questa cazzo di cosa. E ci siamo. Chissà dove ci è morta l'amaretto. Forse al matrimonio? No. Qui stiamo già con Sofia. Un po' di aria tropicale, forse viaggio di nozze. Ecco qui, signori, il suo amaretto sour senza amaretto. Grazie, proprio come piace a me. Per lei, signora, il suo amaretto sour senza sour. Grazie mille, non sapevo che potesse servire anche così. Sarei in grado di sopportare tutto quel succo di limone. È uno dei miei preferiti. Siamo davvero qui. È da molto tempo che volevi visitare questo posto, vero? E come l'avevi immaginato? Beh, quando ti credi alle aspettative. Ma sì, è comunque bellissimo. Tu che ne pensi invece? Eh? Insomma, abbiamo speso metà dei nostri risparmi per questa luna di miele in ritardo. Ehi, ora non è il momento di pensare a queste cose. Ci rimetteremo in pari. Mi aspettano un bel po' di concerti al ritorno. Senza contare il tuo nuovo lavoro, signor pilota di linea. Non portare sfortuna, potrebbe volerci ancora del tempo prima di iniziare a lavorare con la compagnia. E poi, per un po' di tempo, lo stipendio non sarà granché. Ehi, finalmente puoi metterti quei fichissimi occhiali da sole. Ho parlato con Maria la settimana scorsa, mi ha concesso degli orari più flessibili. Quindi, siamo pronti, eh? Già, più pronti possibile. Sai, potrebbe passare molto tempo prima del nostro prossimo viaggio insieme. Un giorno la faremo pagare a piccolo bastardo per tutte le vacanze perse. Nel frattempo un motivo in più per goderci quello che resta. Quello che resta. Sì, è quello. No! È caduto il... Cazzo. Impeccabile. Rimpianto inizio fiacco.
Vabbè, ma qui è lungo il fatto. Andiamo a scoprire un po' cosa c'è da trovare. Un piccolo acquario. Ops. Ho cliccato per sbaglio il tasto destro. Guarda qui, hanno fatto un foro sulla spiaggia con i marshmallow. Forza Colin, l'acqua non è così fredda. Andiamo sul pontile. La luna di miele. Fia, sei ancora sveglia? Lo dicevo che un succo di limone era meglio. Insomma, la prima notte di nozze, niente. Un dipinto sbiadito di Bora Bora. Guarda che bella. I pesci che passano sotto. Ibisco. Questo è un posto più adatto a quel tipo di fiore. Sembra che stia per scrivere qualche rima. Ti è rimasta la voglia di scrivere. Yai, dobbiamo rifare tutta la strada, almeno una spiaggia. Beh, il bello è che ti percula il gioco. Ma credo che probabilmente ci voglia far capire qualcosa. Cioè, potevano mettere il ricordo da un'altra parte, invece hanno scelto di metterlo qui e c'è un motivo, sono abbastanza sicuro. O qui non ci torniamo più. E quindi hanno detto, vabbè, sfruttiamolo visto che ci abbiamo messo tanto. Oppure serve a qualcosa. Dovrebbe essere giusto. E si riparte. Per nuovi entusiasmanti lidi. Ehi, sta per iniziare il tuo turno al negozio. Ok, ho quasi fatto. Qui sta pulendo degli aerei. Ahi, mi hanno fatto i compiti. Li farò quando non ci sono clienti. Subdolo, mi piace. E tu hai fatto i tuoi? Ah, bella battuta. Beh, lei va a una scuola privata. Scuole private non è che non paghi e sei promosso. Mi odierete per questo che ho detto, però. Una volta avevo un amico che andava a una scuola privata, mi ha detto che non aveva studiato un cazzo mai nella vita proprio. Faceva tutto fatto. Quel nuovo ragazzino che hanno assunto è proprio silenzioso. Già, almeno fa il suo lavoro. Non ha un volo programmato per oggi pomeriggio? Sì, ma ci manca un aereo perché per colpa di qualcuno ha una gomma a terra. A meno che qualcuno un altro non venga cancellato, non penso riuscirà a volare. Almeno ce l'ha un istruttore. Non ne ho idea. Ehi, credo che stiano parlando di te. Lo so. Quella singola mattonella che continua a spazzare deve essere super pulita. Spinta, portanza, resistenza e peso.
ed è così che si ottiene l'equilibrio attraverso le quattro forze di volo. Perché l'aereo è la testa di un gatto? Non lo so, era già così quando sono arrivata, quindi semplicemente scritto sopra. Una nota sbiadita sul lavoro dell'aeroporto e su Fei addormentata sull'ala dell'aeroplano. Ci sono anche vari appunti da lezioni. Leggere. Andiamo. Piste. I numeri sulle piste indicano anche la direzione della pista. Aggiungendo uno zero alla fine del numero della pista si ottiene la rotta magnetica in cui è direzionata. Esempio, pista 9 significa che è a 90 gradi su una bussola magnetica, quindi va verso est. Questo è anche il motivo per cui le estremità opposte di ogni pista hanno sempre la differenza di 18, 180 gradi. Sullo stallo, ogni aereo ha una velocità minima di volo che deve mantenere sotto ogni configurazione per continuare a volare. Altre nozioni sul superamento dell'angolo critico di attacco e la separazione del flusso d'aria dai profili alari, eccetera. In conclusione, gli aerei sono un po' come l'autobus di quel film che esplode sotto 50 km orari. Contrariamente alle credenze comuni, una avaria al motore non fa sì che l'aereo precipiti dal cielo. L'aereo non riuscirebbe più a salire in quota, ma potrebbe comunque atterrare su una planata controllata del pilota. Promemoria, l'avaria del motore non fa subito precipitare l'aereo dal cielo. L'avaria del motore non fa... L'avaria del motore... Ok, andiamo in loop. Ok, l'abbiamo fatto qui. Vediamo. Aspetti, lasci che gliela prenda io. Basta semplicemente sganciarla all'interno e... Ta-da! Wow, manovre da professionista, ragazzi. Sono anni che sto qui e non sono mai riuscito a capirlo. Devi avere, non so, qualche tipo di potere magico dei distributori. Lo so, perché devo pulirlo, quindi... Oh mio Dio, alla mia gola. Sono 3 ore e mezza e sto parlando. Ma faceva di tutto qua dentro, ma prova tutto. Bene, ecco $24 di resto. Boh, questi sono un sacco di centesimi. Fa niente, ho tutto il giorno. È fastidioso. Questo è Barry. Per questo, immagino che ognuno abbia proprio i motivi per iniziare a volare. E riguardo a te? Beh, che resti fra me e te, l'istruttore di volo non è la mia vera passione. Anzi, prima di venire qua a insegnare a un pilota acrobatico di scrittura nel cielo. Wow, cioè facevi apparire cose nel cielo con le scie del tuo aereo. Certo, ed ero davvero bravo tra l'altro. Ma poi sono stato licenziato. Perché? Una vera ingiustizia, te lo dico io. Solo perché hanno scoperto che sono un ignorante che ha mollato la scuola. Importava forse che fossi io il pilota più abile della flotta? No. Solo perché non leggo bene, mi hanno gettato via con una patata bollente. Mi sale la pressione solo a pensarci. Già, non sembra per niente corretto. Ecco. Se mai avessi necessità, un giorno ti contatterò. Grazie, ragazzino. Accidenti, prima recuperi la lattina per me e poi giuri di ridare senso alla mia vita. Per ricambiare mi toccherà insegnarti tutto quello che so. È andata bene. Guarda, fai che dorme. Forse siamo un punto morto. Manca ancora un collegamento mnemonico. I rilevamenti indiano che abbiamo attivato tutto nell'aria. Forse potremmo stimolare la sua memoria in qualche modo. Se no, speriamo, teniamo d'occhi aperti. Stimoliamo la memoria. Oh, sentite cosa? Non lo so, una specie di brezza. Ok, dobbiamo andare da questa parte perché il... Oh, qualcuno ha aperto questa porta. Questo prima non era aperto. Sei stato tu? Se fossi stato io, te ne saresti accorta. Sono letteralmente dietro di te. In effetti non so perché continuo a seguirti.
chissà. Chissà cosa succede. Wow, c'è un buco qui. Abbiamo un buco di sceneggiatura. Che cavolo è questo? Non saprei. In compenso potrebbe portarci fuori da questo ricordo. Quindi avevamo bisogno di un modo per andare avanti. E questo posto si è magicamente aperto da solo. E nel modo più inquietante possibile, tra l'altro. Non so cosa sta succedendo qui, ma è il nostro unico biglietto d'uscita. Forza, dobbiamo saltare. Mamma mia, non riesco neanche a guardare giù. È l'unico modo per scoprirlo, Nir. Ok, salta, fa 3, 2. E via. Smettila di spingere giù delle sporgenze, Eva. Cosa? Non sono stata io. Col cazzo non sei stato. Beh, in effetti si è buttata per prima. Siamo saliti sull'aereo. Wow. Ehi, come te la passi lì? Che cosa diamogli sta succedendo? E perché? Calmati a non fare vocione. Credo di vederli là dentro. Ammazza sempre lei, oh. Sei. Cosa diamogli sta succedendo? E perché? Stai andando bene. Ora riesci a vedere la pista? Credo di sì. D'accordo, preparate l'atterraggio e non dimenticate di controllare la cabina. Miscela ricca, innesco inserito e bloccato. 0 Yankee Romeo, via libera per l'atterraggio sulla pista 2-1. 0 Yankee Romeo. Siamo troppo alti, estendi flap. La velocità, abbassa il muso. Bene, ho preso il controllo. Oh, grazie al cielo. Vabbè, è il primo volo questo. Scusate per lo sbadiglio, ma è quasi l'uno. E il sonno si fa sentire. Anche perché ieri ho dormito poco. Ho fatto 4 ore e mezzo. Ecco, oggi vorrei dormire almeno 6 ore. Eh sì, 6 ore. Quindi, siamo atterrati. Dobbiamo trovare... Questo perché sta così. Ehi, tutto a posto? No, Eva, non è tutto a posto. Anzi, sono morto. No, non è vero. Muovi il culo. Ma che trollone di merda. Eccoci qui. Dobbiamo trovare l'elemento adesso. È normale che sento un po' di nausea. Non ti preoccupare, ti ci abituerai col tempo. Sai cosa? Tieni, prendi il mio cappello. Ah, mi ricordi di quando ero giovane? Ah, mi ricordi di quando ero giovane. Era così il senso. Nel senso che quando ero giovane anch'io conoscevo qualcuno nervoso quanto te. Ehi, ti sta benone. Questo non è niente in confronto alle vecchie acrobazie aeree che ho fatto. Lascia che te lo dica. Volevo tornare a farle un giorno. Il cappello. Un altro colpo alla testa, Eva. Alcune possibili. Ehi, ti sta benone. Dai. Bingo, una bella commozione. Fortunatamente ho programmato la mia testa per essere dura come una roccia. Ti sei portata avanti. E via con questo ricordo. Chissà dove ci porterà a questo punto. Sbagliato, ragazzuoli, vabbè, è così. Ok. Questo è il cappello del capitano. Vediamo di viaggiarcela. Sofia, vuoi sposare Sofia? Con 2 F. Perché non sapeva leggere, cioè non sapeva.
Accidenti, bello. Beh, l'aveva avvisato. Rimpianto, proposta sgrampatica. Quindi era per questo che l'avevano licenziato. Oh, abbiamo già trovato il ricordo. Era veloce veloce questo. Magari ci sarà da fare di più qui. Ok, la custodia. Rimettiamo di qui, va? Ecco qui. Abbastanza easy, dai. Ed eccoci qua. Ci affacciamo a questo nuovo ricordo. Attiviamolo. Sul serio? Un solo collegamento per il ricordo della sua borsa di matrimonio? E io almeno se l'ha ricordato. Però in effetti è strano. Tutto così strano. E lui era innamorato di Faye. Cielo, com'è possibile che sai pilotare un aereo ma non sai guidare? Priorità, grazie a te. Forza, arriveremo in ritardo. Ma alla fine stanno insieme, è solo la sua migliore amica. Ha più spazio lei della moglie durante la proposta di matrimonio. C'è qualcosa in lei che mi preoccupa. Oh, non prenderla sul personale, Colin non è mica tuo marito. Non è quello, è che... Lascia perdere. Sì. Oh, questa è parcheggiata perfettamente. Non per loro. Va bene ragazzi, io direi che mi fermo qui. Oh no, e volevo dirti che c'è. Sai, penso che per oggi passo. Sono le tue prime prove con loro, giusto? Sei già abbastanza nervoso così. Ehi, non sono nervoso. E anche se lo fossi, beh, la tua presenza mi sarebbe d'aiuto. Immagino, ma non posso starti sempre attorno, sai? E comunque sia, senza me attorno, riuscirai a concentrarti meglio. Ehi, ti ricordi che dopo la scuola mi raccontavi sempre della tua giornata? Perché non vai da sola e mi racconti tutto dopo le prove? Ok, allora è deciso. Ciao. Andrà tutto bene? Perché ti sei buttata nei cespugli? Boh, che tipa strana. Nota ragazza stramba. Tipa stramba. Va bene, siete curiosi di vedere come va a finire, anch'io. Però penso che adesso sia il caso di fermarsi. E ho salvato. E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Nella speranza che la storia vi stia intrippando.